vediamo, sto mettendo qui, poi vediamo integrità. Queste case sono già abitate? Sì. Questa roba là posso morire, sento un botto che... Ma i ragazzi, tiratela via quella griglia, perché quando c'è temporale si muoveva tutta, era una roba brutta. A un certo punto, dopo pioggia, fulmini intensi, abbiamo sentito un forte ma fortissimo botto, tanto che pensavamo fosse il terremoto. Io sono balzato in piedi per scappare, però effettivamente è durato proprio un millesimo del secondo. Siamo usciti fuori e il ragazzo appunto è sceso tutto impaurito, perché era proprio nella stanza da letto dove c'è proprio la traiettoria della caduta della gru. Effettivamente, se i muri non avessero retto, essendoci anche la mansarda, sarebbe finita molto male. Ma è l'unica parte. Ok, pensi che c'erano su, ma è finito. Non credo che lì dietro. Fatti. Io non vado a fare la valigia e me ne vado a dormire. Via. Devo ancora usare i miei problemi.